Pietro, ben trovato. Tutto bene? Sì, prima cosa. Sì, ciao Pietro, tutto bene? Come sempre, lottiamo, per cui vediamo il traguardo lì in fondo e siamo operativi. Bene. Allora, Gian Pietro Dalben è l'amministratore di Energia e Sorrisi Onlus. E se nel mondo rally ride noi nominiamo Gian Pietro Dalben e tutti ti associano appunto a Energia e Sorrisi Onlus, perché? Perché da sempre praticamente abbiamo unito lo sport alla solidarietà, per cui noi partecipiamo a queste gare particolari internazionali di rally e parallelamente a questa partecipazione alla competizione ci siamo strutturati per trasportare e consegnare brevi mano gli aiuti che raccogliamo tutti i giorni nelle nostre sedi di Altavilla Vicentina. Per cui scarpe, materiale didattico, materiale sanitario, biciclette, motorini, presidi sanitari ultimamente, abbigliamento uomo, donna, bambino e via andare. Ne cataloghiamo tonnellate all'anno nelle nostre tre sedi, nei nostri tre magazzini qui a Tavernelle di Altavilla Vicentina. Smistiamo il tutto, prepariamo dei bancali. E con delle etichette particolari in italiano e in francese, e poi durante queste gare internazionali, oltre a correre, facciamo anche assistenza a piloti terzi e una parte dei nostri volontari che si autofinanziano per partecipare a questi viaggi. Durante le giornate vanno nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità, ad esempio, non so, comunità berbera, comunità Tuareg. E vanno brevi mano a consegnare fisicamente questi scatoloni che noi chiamiamo scatolini sorridenti, pieni di scarpe, giocattoli e via andare. Abbiamo nel frattempo, nel tempo, anche consegnato tre studi dentistici, abbiamo consegnato parecchie incubatrici, carrozzine per bambini disabili. Quello che riusciamo durante queste competizioni internazionali a trasportare lo andiamo a donare serenamente a questi amici che troviamo lungo il nostro percorso. Bene, bello. Intanto allora raccontaci però anche chi sei e da cosa è nata l'idea di questa Onlus e quando è nata anche. Io circa nel 2002 ho fatto un viaggio nel Gran Mar di Sabbia egiziano con le moto. Durante un problema meccanico mi sono bloccato con la mia moto e ero lì da solo perché gli altri li avevo persi. E si è fatto di fronte a me un ragazzino che aveva avuto 3 anni, un paio di pantaloni, niente più, scalzo, e io ero sopra la mia moto che comunque costa parecchi soldi. E mi sono chiesto come mai questo bambino non avesse le scarpe e il perché io avessi una moto prestigiosa, importante, costosa. Quale fosse la fortuna che io in quel mentre avevo di essere nato in un posto anziché in un altro, di essere sopra una moto anziché essere scalzo. Il bambino mi guardava con un'aria intensa da capo del villaggio, ripeto, aveva 3 anni forse. E da lì mi è nata la molla, è scattato l'interruttore per dire non è giusto che noi motociclisti lasciamo dietro di noi solo l'impronta del copertone sulla sabbia. Dobbiamo fare qualcosa direttamente, personalmente, per queste comunità che ci accolgono durante i rally o i raid e a cui magari lasciamo poco. Sono tornato a casa, grazie a un finanziamento bancario ho acquistato un maxi fuoristrada e un maxi rimorchio, poi ho acquistato un semirimorchio per un bilico, mi sono indebitato, ho comprato il primo magazzino, poi il secondo, poi il terzo e siamo andati avanti con questa idea sportiva solidale. A un certo punto siamo stati costretti per motivi fiscali a separare lo sport dalla solidarietà. Per cui Energia e Sorrisi è diventata Onlus ed è nata Rally Team Energia e Sorrisi EES, che è un'associazione sportiva dilettantistica che dedita a seguire sport e gare internazionali. Bene. Oggi invece,
purtroppo per questa situazione vi vediamo attivi con il Covid. Di che cosa vi state occupando? Abbiamo cercato di portare un po' di energia e di sorrisi al Cotolengo di Torino, l'ospedale nelle Langhe. Abbiamo aiutato alcune protezioni civili qui nella nostra zona. Lunedì scorso eravamo all'ospedale realizzato dagli alpini all'interno della fiera di Bergamo e in queste situazioni abbiamo consegnato, acquistandole, mascherine, detergenti, stivali, tute, calzari e poi anche molti alimenti. Ogni primo sabato del mese realizziamo il Banco Alimentare Solidale, ossia con un processo molto particolare andiamo a preparare, smistare e scatolare circa 40-50 quintali di alimenti e poi attraverso i nostri mezzi e i nostri volontari andiamo a consegnare qui nel territorio, casa per casa, silenziosamente, questi alimenti, perché riteniamo opportuno e pensiamo da sempre che il vero volontariato sia autofinanziamento. Noi per autofinanziarci, ad esempio, andiamo in prestito da Rally Team, l'altra nostra associazione, di fondi, quando Rally Team riesce ad avere dei fondi da poter donare a Energia Sorrisi, con questi fondi riusciamo ad acquistare i cartoni, lo scotch, il nylon, tutto quello che serve per poter inscatolare tonnellate di aiuti. E sembrano piccole cifre. Nella realtà delle cose, per essere a norma con i commercialisti, i documenti sanitari, i registri, la fiscalità, le autorizzazioni, eccetera, spendiamo, come si dice qui da noi, una montagna di soldi. Ecco che allora sono benvenute le donazioni sia di materiali sia economiche, ambedue detraibili fiscalmente, perché credi che aiutare è molto meno oneroso di chi riceve, però comunque ha dei costi economici impressionanti. Immagino. E quindi non è che siete attivi solamente in caso di calamità o emergenze, siete attivi tutto l'anno? Siamo attivi 365 giorni all'anno, durante alcune terremoti, calamità, ad esempio all'Aquila, ad esempio in Emilia, siamo intervenuti direttamente con tonnellate di aiuti. Nel dicembre scorso abbiamo portato, consegnato brevi mani, trasportato con i nostri mezzi 200 quintali di aiuti a Durazzo in Albania subito dopo il terremoto. Quando ci viene chiesto di collaborare con qualcuno, non guardiamo dove, non chiediamo perché, non chiediamo niente in cambio, se siamo disponibili, nel senso che tutti noi lavoriamo, facciamo dell'altro nella vita, per cui dobbiamo trovare le persone che sappiano guidare il camion, il furgone, il pick up, le attrezzature, eccetera. Riusciamo a compattare una squadra di pronto intervento che, appunto, se riusciamo, siamo disponibili quasi immediatamente. Allora, la moto è la tua grande passione, da lì è partito tutto e questo l'abbiamo capito. Ma la struttura è molto grande, perché avete utilizzato, quanto dici, furgoni, camion. Quanto materiale riuscite a donare nell'arco di un anno? Guarda, l'anno scorso abbiamo fatto 350 quintali di alimenti e penso 700-800 quintali di vestiario, scarpe, giocattoli. Sì, molto. Quest'anno, visto e considerato che le gare, purtroppo i rally, sono stati bloccati, stiamo consegnando appunto 40-50 quintali al mese di alimenti e stiamo immagazzinando moltissimi vestiti, giocattoli, eccetera, perché non essendoci le gare non andiamo in Algeria piuttosto che in Marocco o in Egitto o in Albania, eccetera, a correre, per cui stiamo riempiendo i nostri magazzini e quando ci sarà la possibilità a livello temporale saremo pronti per andare ad aiutare i nostri amici che
nel tempo abbiamo conosciuto. E siete presenti in tutta Italia o solamente nel Veneto dove no, risiedete? Noi come struttura siamo qui a Vicenza, a Villa Vicentina. Abbiamo dei collegamenti con piloti che sono diventati anche amici, per cui ci sono anche delle persone che riescono a spedirci quello che hanno raccolto. Però ecco, tornando al discorso di prima, i costi. Qualsiasi cosa che tu vai a trasportare viene a costare molto. Ecco che allora, soprattutto in questi periodi, quello che ci viene donato è relativo alle nostre zone, alle nostre province qui, Vicenza piuttosto che Padova, Verona, Treviso, eccetera. Qui in zona riusciamo a raccogliere parecchi materiali. Non abbiamo struttura capillare perché non siamo in tantissimi. Aiutare fa bene allo spirito, ma è molto impegnativo. Dobbiamo pensare che c'è molto lavoro dietro ad ogni scatola che noi andiamo a regalare, a donare, a consegnare. E poi, devo essere sincero, come sai che sono, spesso la solidarietà viene vista in maniera ambigua. Spesso l'aiuto senza chiedere nulla in cambio è visto in modo di opportunismo, di scorrettezza, di voglia di farsi pubblicità, o ci sarà qualcosa di strano sotto a questi aiuti che non sono miracolosi ma sono importanti. E allora è difficile far crescere una struttura perché c'è tanto lavoro. Devi trovare e costruirti le soddisfazioni per continuare, perché spesso siamo ostacolati. Okay. E quanti volontari fanno capo alla tua associazione adesso e quanti ne vorresti coinvolgere? Allora, quando facciamo il banco alimentare siamo arrivati anche a 60, 70, 80 persone sabato mattina, sabato pomeriggio, per dire. Oggi abbiamo dimezzato l'intervento di volontari durante il banco alimentare per il problema del distanziamento, le distanze di sicurezza, eccetera. Io ne vorrei allargare questa nostra piccola famiglia, perché sai, spesso noi non sappiamo dove portare i nostri scarpi, no? I nostri vestiti, le scarpe, le buttiamo via, le buttiamo nei cassoni gialli e poi sappiamo che prendono un percorso particolare. Allora gli dico, primo, le persone non hanno voglia di lasciare i loro paesi. Secondo, aiutiamoli a rimanere a casa loro donando cose che non usiamo più, ma che per loro sono molto indispensabili. Quel bambino che ti dicevo all'inizio, che ho trovato in Egitto, non aveva mai visto un paio di scarpe. Noi ne abbiamo 10-15 per ogni figlio. Allora, tutti questi materiali sono indispensabili per alcune comunità lontane da noi. Allora, se ci organizziamo, possiamo aiutarli a casa loro. Andiamo a visitare questi paesi meravigliosi. Come sai, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto, l'Albania, ma anche durante la Dakar, la Mauritania, il Senegal, situazioni incredibili. Costa durante una gara relativamente poco aggregare un pool di persone, di mezzi per consegnare brevi mano aiuti. E vedo che questa situazione ci rende felici e rende anche felici le persone a cui doniamo questi materiali. Ci vuole buona volontà, impegno, non voglio di non mollare mai. Sì. Sicuro. E questo è un suggerimento da dare anche a chi ci sta seguendo.
quali requisiti occorrono per diventare volontario dell'associazione e dal momento che io divento volontario che succede, quali sono i miei impegni? Allora noi facciamo compilare una scheda, la persona diventa volontario, abbiamo una tessera, costa 30 euro all'anno, all'interno della quale abbiamo un coinvolgimento con l'AICS nazionale, e per cui con la tessera abbiamo anche una polizza assicurativa, infortuni e premorienza. Non ci sono vincoli particolari, c'è la presenza quando dobbiamo smistare quintali di aiuto, di aiuti, quintali di alimentari, e c'è la possibilità di partecipare a questi viaggi, questi rally sportivi solidali. Tutti i nostri partecipanti, i nostri volontari che partecipano a queste spedizioni, intervengono anche con le loro spese, per cui l'autista che guida il camion, piuttosto che il cuoco, il cameriere, il jolly, chi scarica i mezzi, chi li carica, chi prepara il campo base, tutti in quota parte contribuiscono economicamente alla realizzazione del viaggio. E ti posso garantire, ad esempio, l'anno scorso eravamo a fare il Tuareg Rally in 65 persone, di cui 22 piloti, 200 metri di mezzi, cambio rimorchio, bilico, maxi furgone con rimorchio, 7 fuoristrada, 2 pick up, cioè qualcosa di straordinario. E è emozionante. Allora, già hai l'adrenalina della gara che è spaziale, e poi vedere questi volontari che alla prima esperienza, alla seconda o alla terza, comunque vedi questi volontari che si illuminano alla mattina quando ci vedono partire con le moto, con i quad, con le auto a cui prestiamo assistenza, e ci vedono tornare scaglionati nel tempo al pomeriggio, sapendo che hanno consegnato quintali di aiuti e devono preparare il campo base, per cui ci sarà quello che sistema il frigo, l'altro la cucina, eccetera, i cuochi, i camerieri, vedere queste formiche operose che all'unisono realizzano qualcosa di impensabile nel deserto, credi, è emozionante. Sicuramente. E c'è una centrale operativa che fa capo alla Protezione Civile? No. Noi collaboriamo soprattutto nell'ultimo periodo con la Protezione Civile, ci hanno chiesto di intervenire in alcuni comuni con aiuti alimentari e con aiuti anche di vestiario, però noi siamo indipendenti. Ecco, un'altra cosa, ad esempio, scusa, un altro aspetto che spesso viene, che ci crea degli ostacoli, è il fatto che noi siamo lontani dalla politica, siamo lontani dalle religioni, siamo lontani da condizionamenti. Non dobbiamo chiedere la chiave a nessuno quando entriamo nei nostri magazzini. Ecco, questo da una parte ti dà l'autonomia, ti dà la libertà, dall'altra, non essendo imprigionati, diamo fastidio. Sì. Sì. Allora, un'ultima domanda, questa un volevo, po' giro. Volevo, se posso aggiungere, da noi si viene per dare. Okay. Spesso si partecipa delle altre associazioni per portare a casa. Ecco, da noi non vige questa logica. Bene. L'ultima domanda, questa un pochino più sul personale, sulle gare, sulle cose che ti piace fare. Ci siamo visti a Monte Carlo quando stavi partendo per l'Africa Eco Race, e ci stavi raccontando che avevi tanti progetti di fare delle gare durante tutto l'arco dell'anno. Purtroppo è tutto spostato, è tutto rimandato, però quando ti rivedremo in sella e con quali progetti di solidarietà? Allora, mi sto ristrutturando perché, come sai, purtroppo la penultima tappa sono caduto, mi sono rotto 4 costole, una spalla, ho lesionato il polmone, di andare, però mi sto riprendendo. Sfortunatamente tutte le gare sono annullate o rinviate. Abbiamo piloti che sono iscritti con noi per alcune di queste manifestazioni
e non sappiamo e non capiamo ancora se ci sarà uno spazio per riuscire a riprendere questi rally, questi viaggi, questi raid. Noi avevamo in programma il mese prossimo il rally d'Albania, ma è stato annullato, è valido solo per gli albanesi, per i residenti in Albania, anzi. Vedremo se riusciremo ad andare a fine agosto in Grecia per il Greece Rally. Avremo la possibilità, e non lo so ancora, se partecipare al Tuareg Rally che è stato rinviato in settembre. In ottobre abbiamo organizzato, stiamo organizzando con un gruppo di ragazzi milanesi un tour in Marocco che facciamo da 8 anni ormai. Dobbiamo capire, questa, ad esempio c'era una nuova manifestazione, no? Una nuova gara in Tunisia, fine settembre, e dobbiamo capire adesso come e quando si apriranno le frontiere, perché oggi hanno detto che le frontiere si aprono per l'Europa il 4 e il 5 di giugno. Sì. Vuol dire che bisogna aspettare il problema della quarantena e secondo il mio punto di vista, anche se non sono esperto, ma prima di ottobre non si riuscirà a fare niente. Valuteremo. Poi ci saranno il problema degli sponsor, perché le aziende quest'anno, come sappiamo tutti, sono in crisi. Sappiamo anche che queste gare costano parecchie, parecchio molto. Non tutti hanno la forza oggi magari di continuare questa passione. E valuteremo in corso d'opera. Non abbiamo alternative. Siamo fiduciosi, come sempre, però non abbiamo dati. Dobbiamo aspettare, attendere. Sì. Va bene, Gian Pietro, noi ti ringraziamo per questa bella chiacchierata. Speriamo che possa essere utile anche per qualcuno che vuole fare qualche donazione per la vostra associazione, magari. Grazie. E poi ci rivediamo presto in campo di gara. Grazie Pietro, e concludo con una frase che è scritta nei nostri mezzi. Lasciamo il deserto quotidiano per andare a correre nella sabbia. Qui c'è il deserto, in Africa c'è la sabbia. Grazie. Ciao Pietro. Ciao. Ciao. Ciao.